cibo come linguaggio universale di cui le zuppe siano la parola chiave. E questa è l'idea di Barbara Abdeni Massad, fotografa e scrittrice libanese, che dopo un giro nei campi d'accoglienza nella valle del Beka, vicino Beirut, ha raccolto in South of Syria le ricette più semplici per portare la convivialità anche dove c'è disperazione. A dialogare con l'autrice, il direttore del quotidiano La Repubblica, Mario Calabresi. I siriani non è una popolazione che ha mai pensato di lasciare la Siria per andare a cercare fortuna in Europa. C'è un radicamento molto forte col proprio paese e quindi hanno atteso nei campi profughi. Che cosa è successo? Bene o male, lo scorso anno, tra un anno e 1 anno e mezzo fa, si è diffusa la sensazione che questa guerra sarebbe stata senza fine. E questo è il primo dato. La seconda, la lunghezza della guerra e il fatto che, per esempio, l'agricoltura in molte aree è stata abbandonata. Una desolazione che ha spinto Barbara Massad a produrre qualcosa di particolare, di avere cibo, in cucina, che tastasse frutta, però anche il polso del suo paese. E secondo, you should try the gazpacho with the beetroot. It's delicious. With crushed pistachios. It's very, we have some... Del libro le ricette buone sono tante, ma la mia preferita in assoluto, ve la voglio dire perché è veramente qualcosa che tutti possono provare a fare e che insomma soddisfa. Gazpacho fatto con le barbe rosse, con le barbabietole. Io penso che ci sia una differenza tra i profughi siriani e quelli che consideriamo migranti per motivi economici. I siriani, come abbiamo visto in questi anni, stanno scappando da una guerra, ma moltissimi, la maggior parte, sono nei campi profughi in Turchia, in Giordania e in Libano, in attesa di tornare nel loro paese. A ricordare dati e storie di chi scappa dalla guerra in Siria e da altri teatri caldi, anche l'UNHCR, che devolverà i proventi del libro ai rifugiati. Avete sentito molti numeri oggi, dalla Siria sono circa più di 11 milioni le persone che hanno già lasciato la loro casa, di cui 4 milioni e 6 hanno lasciato il paese e gli altri sono sfollati interni nel loro stesso paese. Anche gli afghani scappano dalla guerra, però noi abbiamo un numero maggiore in Europa di profughi dalla Siria e di migranti dall'Africa. In Africa c'è chi scappa dalle guerre, chi scappa da dittature, da paesi con regimi molto oppressivi, per esempio come l'Eritrea, chi scappa da scontri interetnici e pogrom come in Burundi, oppure chi scappa da aree dove ci sono, per esempio in tutta la parte della Nigeria, dove ai cristiani viene data la caccia da Boko Haram, ma molti anche scappano per motivi economici. Questo libro, oltre a essere un'ottima occasione per imparare delle gustosissime ricette, è un'occasione per fare anche a noi qualcosa.